7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un accessorio per iPhone con connettore Lightning. Ma prima vi invito ad iscrivervi al mio canale qui sotto, seguirmi su tutte le mie pagine e magari cliccare sulla campanella, in modo da restare aggiornati su tutti i miei nuovi video. Inoltre, sempre qui sotto, troverete molti link Amazon dove potete acquistare dei prodotti supportando il canale senza spendere un euro in più. Dal momento in cui iPhone non ha la possibilità di aumentare la sua memoria interna, quella base direi un po' scarna, ci sono diverse case produttrici che per diversi anni hanno cercato di risolvere questo problema ormai all'ordine del giorno e devo dire che dopo tutti questi anni ci sono riusciti. Il prodotto di cui parleremo oggi si chiama Omars Lightning, come potete vedere qui dietro. Questo è disponibile in varie taglie di dimensioni, da 16 a 64 GB. Per quanto riguarda il design, è molto curato e è disponibile in varie colorazioni, per abbinarlo al meglio al vostro dispositivo. Il suo utilizzo è molto semplice, basta inserire la chiave nell'iPhone per scaricare o aprire l'applicazione, molto minimal ma funzionale. Possiamo impostare il backup dei contatti, formattare la chiavetta e visualizzare la memoria disponibile su iPhone e su Omars. Personalmente mi pesa la mancanza di poter impostare un backup del rullino alla connessione e anche la possibilità di scattare foto o registrare video direttamente su Omars senza passare da iPhone. Questa ha una doppia funzionalità. Oltre ad essere un extender per iPhone, è anche una vera e propria chiave fornita di USB Type-A da poter inserire in un PC, TV o tablet per riprodurre tutti i file al suo interno. File che vengono divisi in cartelle in modo da non creare confusione, e questi possono essere riprodotti tranquillamente senza installare programmi. Il design è molto curato, stondato ai bordi per riprendere la linea di iPhone, ma scomodo per il trasporto, date le sue dimensioni ingombranti e i cappucci delle periferiche che una volta rimossi potremmo perdere. Ragazzi, il video finisce qui. Se il prodotto vi interessa troverete il link in descrizione, ma se il video vi è piaciuto vi prego di lasciare un mi piace. Grazie e noi ci rivedremo nel prossimo video!